Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo questa Eucaristia memoria del Signore risorto. Eucaristia che tante volte il carissimo nostro Padre Gaetano ha celebrato in questa Chiesa. Oggi, mentre contempliamo il Signore risorto, vogliamo pensare il nostro fratello Gaetano sacerdote accanto a Lui nella pienezza della vita. Oggi, nel giorno del suo compleanno, Padre Gaetano festeggia la nascita al cielo, nell'unione perfetta con Dio. Perciò ugualmente presente in mezzo a noi, perché da lassù prega per questa comunità come ha fatto per tante volte. Chiediamo per lui il dono della pace eterna, per noi pellegrini sulla terra la consolazione della fede per vivere questo momento di dolore e di speranza. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Esaudisci con bontà, o Signore, le preghiere che umilmente ti rivolgiamo per l'anima del tuo servo Gaetano sacerdote, che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero, possa ora allietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Parola di Dio. Diciamo insieme, il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, oggi saremmo dovuti trovare in questa comunità per ringraziare il Signore del dono della vita concesso a Padre Fanchina. Avremmo dovuto insieme a Lui festeggiare il suo compleanno, come si è fatto negli anni scorsi. Dio, nel suo imperscutabile disegno, invece, ci invita a celebrare la nascita al cielo del carissimo Don Gaetano Franchina. E leggo questo evento, così triste per tutti noi, ma al tempo stesso carico di speranza, come l'ultimo sì che Padre Gaetano ha detto a Dio. Ha detto sì alla chiamata alla vita, quando 72 anni fa è venuto alla luce. Ha detto sì al dono della fede, ha risposto generosamente, dicendo il suo sì profondo nel cuore a Dio che lo chiamava a seguirlo nella via del sacerdozio. Ha detto sì
nei vari ministeri che ha svolto, che la Chiesa gli ha chiesto. E l'altro ieri ha detto il suo ultimo sì alla vita piena in Cristo risorto. Perciò questa sera non vogliamo solamente ricordare la fine dell'esistenza terrena, ma vogliamo esprimere a Dio la gratitudine per un'intera vita donata con amore a Dio e ai fratelli. Spesso, umanamente, quando una persona lascia la terra perché è chiamata attraverso il mistero della morte alla vita eterna, umanamente diciamo è scomparso. Il cristiano, colui che professa la fede in Cristo risorto, che testimonia la speranza, e ancor più un sacerdote, non scompare mai, ma continua a vivere in maniera diversa, certo, non è più fisicamente presente tra noi, ma continua a vivere in un'altra dimensione, ugualmente reale e feconda. Perciò vogliamo pensare così, il nostro carissimo padre Gaetano, vivente in Cristo, continua a vivere nella luce del Signore risorto, nella perfetta comunione con Dio e con i santi nel cielo. Certo, la morte nel contesto dei rapporti umani crea sempre una povertà, impoverisce. Come impoverisce tutti noi la morte di padre Gaetano, i suoi cari familiari, fratelli, sorelle, gli altri parenti, hanno perso una persona cara con cui hanno condiviso un tratto di strada durante la sua esistenza terrena, vissuta attraverso legami profondi di affetto, di partecipazione di vita. È una povertà la perdita per padre Gaetano, per tutti noi sacerdoti, per la famiglia presbiterale, perché abbiamo perso un confratello con il quale vivevamo relazioni di fraterna amicizia, forti legami di ministero, di collaborazione sincera, affettuosa. Questa comunità che egli per tanti anni ha amato e servita si sente più povera perché ha perso il padre e sente la tristezza di essere rimasta orfana, ma anche ricca di tanti doni ricevuti attraverso il ministero di padre Gaetano. Questa è l'unica comunità. Ha fatto padre Gaetano e ha vissuto tante altre esperienze ministeriali, ma come comunità parrocchiale è l'unica dove ha svolto il suo servizio sacerdotale, il suo ministero, per quasi 30 anni di donazione, di amore e di partecipazione alla vita di tutti i fratelli e le sorelle che ha incontrato durante il suo ministero. Pensando alla vita del carissimo padre Gaetano, vorrei richiamare solamente alcuni tratti caratteristici. Egli ha fatto della sua vita un dono a Dio e alla Chiesa nel servizio ai fratelli, anche nei momenti quando è stata la sua vita visitata dalla sofferenza e soprattutto in quest'ultimo mese, segnato fortemente dalla speranza di una ripresa. Quando ci sentivamo al telefono, mi diceva sempre che offriva la sua sofferenza, non solo fisica, ma anche quella sofferenza morale causata dal fatto che non poteva servire questa comunità come aveva sempre fatto e come avrebbe desiderato fare se non fosse stato impedito dalla malattia. Bisognava fermarlo perché non voleva darla vinta alla malattia. Più volte lo esortavo a non sforzarsi, ad essere prudente, a rispettare i tempi della malattia, ed egli accettava con tanta fiducia, con tanta serenità. Tutto era spinto da un grande amore
da una passione sacerdotale. Tutti ricordiamo il suo instancabile ministero. Non si fermava mai, era sempre vicino alla gente, sempre pronto, disponibile, soprattutto nei momenti difficili, di dolore che si attraversavano nelle famiglie della comunità. E ancora il suo spirito di fede e di preghiera, che egli maturava vivendo momenti di ascolto della parola di Dio, di riflessione. La preghiera alimentava la sua vocazione sacerdotale, sosteneva il suo ministero, lo incoraggiava ad essere audace. E infine un altro tratto caratteristico, la generosità nel servizio come atto di amore alla Chiesa, realizzato nei vari ambiti, in tutti i compiti che la Chiesa attraverso i suoi pastori gli ha affidato, anche fuori diocesi. Agli inizi del suo ministero sacerdotale fu invitato dal vescovo Pullano a svolgere il servizio di educatore al seminario di Catanzaro. Fu chiamato a quel seminario per aiutare quella chiesa a vivere momenti di formazione, donando la sua esperienza, la sua passione per il sacerdozio, donando le sue giovani forze, fresche forze di ministero, servizio di quella comunità. E poi anche al santuario di Tindari per un breve periodo. E poi gli anni belli del suo impegno al seminario diocesano come educatore, come formatore, dove trasmetteva la bellezza del sacerdozio non solo con le parole, ma con l'esempio della vita, con lo spirito di preghiera, l'affabilità, la comprensione nei confronti dei giovani seminaristi. Padre Franchina custodiva nel cuore tre amori. Innanzitutto la famiglia e il legame con la comunità di origine, di Alcara di Fusi, dalla quale non si è mai distaccato. Con la famiglia condivideva gioie e dolori. È rimasto sempre legato, anche negli ultimi momenti di sofferenza per i parenti lontani. Custodiva nel cuore quell'ansia che poi, anche se esteriormente lo preoccupava, interiormente rimaneva saldo, sereno, come se il cuore fosse abitato dalla presenza di Dio che lo incoraggiava e lo sosteneva. Un altro amore, la vocazione al sacerdozio e il seminario diocesano. Parlava con fierezza del suo sacerdozio. Era fiero di aver ricevuto la chiamata al Signore, del Signore, ma al tempo stesso aveva la consapevolezza di custodire un tono incomparabile in un vaso di creta, con tutta la fragilità, con tutta l'umiltà e la semplicità di ogni persona umana, custodiva questo grande dono. E tutto il suo impegno, tutta la sua vita sacerdotale può racchiudersi in questa espressione: visse donandosi. Aveva ricevuto il dono alla chiamata del sacerdozio e visse il suo sacerdozio come dono permanente. E poi il terzo amore era la comunità di Santa Lucia, questa comunità dove ha svolto un lungo, intenso e fecondo ministero sacerdotale, dove ha avuto la gioia di accompagnare tanti giovani al sacerdozio, ha colto i segni della vocazione che il Signore suscitava nei loro cuori, li ha accompagnati nei primi passi della formazione fino al traguardo dell'ordine sacro, e sempre manteneva quel legame paterno di fraterna amicizia. E tante altre opere che egli ha realizzato e che voi conoscete molto meglio di me: la formazione dei giovani, le opere di carità, la sua disponibilità subito, pronta, generosa, quando gli ho chiesto di mettere a disposizione i locali per i poveri, per la ristrutturazione di un magazzino più ampio,
per accogliere le richieste di tanti fratelli e sorelle, soprattutto in questo tempo di pandemia, dove sono cresciuti in modo esponenziale i disagi di tante famiglie, il centro di ascolto e tante, tante altre opere. Particolarmente mi ha sempre colpito in questi 4 anni, da quando lo conosco, il suo sguardo profondo, che entrava nel cuore di chi lo incontrava. Uno sguardo accogliente e disponibile. Padre Gaetano, quando si relazionava personalmente, non usava molte parole. Aveva uno sguardo luminoso, profondo, e sempre, sempre accompagnato da un delicato sorriso che esprimeva la serenità del cuore, la discrezione nel tratto, il rispetto profondo nei confronti del vescovo, dei confratelli, ma per ogni persona che incontrava si metteva dinanzi agli altri con grande rispetto, come se la sua vita dovesse scomparire per un dono di amore e di servizio che egli soleva svolgere nei confronti di tutti, con la vicinanza, con gesti di attenzione, con la premura soprattutto nei confronti delle persone sofferenti e ammalate. E questo il testamento più bello e più vero che Padre Franchina lascia a tutti noi, a questa comunità: vivere la vita come dono e impegnarsi a fare diventare ogni impegno, ogni attività, ogni testimonianza un dono di amore per gli altri. L'altro giorno, 2 giorni fa, la vigilia di Capodanno, quando tutti custodivamo nel cuore la speranza sostenuta dalla fede in una sua ripresa, arrivò il momento di sciogliere le vele e di passare all'altra riva. Il Signore Gesù gli ha chiesto di andare incontro a Lui e lo attendeva il Signore risorto. Adesso Padre Gaetano è nella pienezza della vita e da lassù continua a benedire, a pregare per questa comunità, per tutti noi, per i suoi familiari, per il vescovo, per i confratelli presbiteri. Continua a sorridere e a benedire tutti noi, e la sua preghiera è resa più perfetta e più feconda dall'unione piena con Dio in Cristo risorto. In tutti rimarrà il ricordo grato e affettuoso, nei suoi cari, noi presbiteri, in tutti i parrocchiani di questa comunità, in quanti lo hanno conosciuto e incontrato durante il cammino terreno. E noi questo ricordo lo traduciamo in preghiera, perché egli possa essere accolto fra le braccia di Dio ricco di bontà e di misericordia, e possa ascoltare nella gioia piena le parole che il Signore risorto, siamo certi, gli rivolgerà. Vieni, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte, infondi in noi la beata speranza della risurrezione. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica
la vittoria di Cristo sulla morte, risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura, preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per il Papa, il nostro Vescovo Guglielmo e i Vescovi che hanno guidato Don Gaetano nella sua vita sacerdotale, perché alimentino nel cuore dei fedeli l'amore filiale verso il Signore e la generosità verso ogni persona, preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi qui raccolti intorno alla mensa eucaristica, perché ci sia donato di sentirci più uniti tra noi con tutti i fratelli, vivi e defunti, nell'amore di Cristo che ha unito la morte, preghiamo. Per tutti i bimbi, i giovani e ultimi che hai sempre raccolto in questa umile casa, ti preghiamo di affidarli all'amore di Dio e di continuare a proteggerli con la bontà, umiltà e riservatezza che ti hanno sempre contraddistinto. Preghiamo. Signore della vita. Per i confratelli sacerdoti di Don Gaetano, quelli che hanno fatto maturare la sua vocazione, quelli che egli ha accompagnato al sacerdozio, e quelli che lo hanno sostenuto anche nella tribolazione di questi giorni, perché abbiano reso fecondo il loro ministero dalla forza dello Spirito Santo e siano corrisposti dal popolo santo di Dio con docilità e frutti generosi, preghiamo. Per il nostro caro zio Don Gaetano, che in questi quasi 48 anni di sacerdozio ha donato la sua vita al servizio della Chiesa e del prossimo, affinché Dio Padre Onnipotente lo accolga tra le schiere dei suoi santi, preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per Don Gaetano, che vive il suo 72esimo compleanno, insieme a mamma Serafina, papà Salvatore, e tutti i fedeli che lo hanno preceduto quando era pastore tra gli uomini, perché nella festa eterna del cielo contempli il volto luminoso e misericordioso del Cristo che aveva chiamato a servirlo, preghiamo. Per i parenti, gli amici, i fedeli di questa comunità parrocchiale, famiglia spirituale che Don Gaetano ha servito con zelo, dedizione pastorale per 30 anni, perché il dolore e il buio per la potenza misteriosa della croce e della risurrezione di Cristo si trasformino in consolazione e speranza di vita eterna, preghiamo. O Signore, il tuo servo sacerdote Don Gaetano ha risposto prontamente alla tua chiamata e per tutta la vita si è affidato totalmente a te, traendo da te la forza per svolgere il suo ministero. Nel suo ministero ha sempre costruito relazioni umane autentiche, ha sempre avuto un'attenzione particolare verso i suoi cari, le persone più piccole, i malati, ha servito la nostra diocesi, la parrocchia, con amore, costanza e dedizione. Ha saputo coniugare la serietà e l'impegno con la gioia, la simpatia e il sorriso, perché impariamo anche noi, sul suo esempio, a portare la gioia di Cristo a tutte le persone che incontriamo nella nostra vita. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. In vita e in morte siamo tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello Gaetano sacerdote insieme ai santi nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Invochiamo, Signore, la tua clemenza. Questo sacrificio umilmente offerto per il tuo servo Gaetano sacerdote, ora ottenga a lui che nella Chiesa lo ha fedelmente celebrato il perdono e la pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo
ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guglielmo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Gaetano, sacerdote, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla famiglia, ma di soltanto la parola di Dio. Thank you.
Preghiamo. Saziati dal nutrimento del cielo, imploriamo, Signore, che per la forza di questo sacrificio il nostro fratello Gaetano, sacerdote, fedele servitore nella tua Chiesa, possa gioire in eterno davanti al tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Il nostro fratello Gaetano, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Thank you.
Ad ogni invocazione preghiamo dicendo: accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima, presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Gaetano sacerdote, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta la nostra preghiera, apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, sino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremmo vivere sempre con te e con il nostro fratello Gaetano, per Cristo nostro Signore. Consideravo che un anno così terribile, funesto, non poteva finire in un modo peggiore. Padre Franchina oggi avrebbe compiuto 72 anni e quest'anno, il 2021, sarebbe stato il 30° anno della sua presenza presso la parrocchia di Santa Lucia. La parrocchia di Santa Lucia che era la sua casa, in cui lui ha saputo trasformare con un impegno quotidiano, con la sua infaticabile dedizione in un centro di aggregazione, in un riferimento per tutta la comunità sant'agatese. Grazie alla sua capacità di coinvolgimento, alla sua capacità, alle sue doti di educatore, di formatore, molti giovani si sono avvicinati alla parrocchia di Santa Lucia in questi anni e molti di loro hanno scoperto la vocazione. Adesso sono qui, seduti tra di noi, in qualità di presbiteri, e sono venuti fuori con gli insegnamenti e la guida spirituale di Padre Franchina. Padre Franchino è una persona a cui non si può non volere bene. E non era, carissima eccellenza, signor Vescovo, soltanto un grande sacerdote che ha espletato in maniera esemplare il proprio mandato, il proprio ruolo di parroco, di sacerdote, il proprio ruolo di pastore, un degno esempio della Chiesa cattolica e della dottrina cristiana, ma era, a mio modo di vedere, soprattutto un caro amico, un grande uomo dotato di grandissime virtù umane, un uomo buono, generoso, umile, che sprigionava dal suo modo di essere amore, soltanto amore. I suoi gesti, il suo modo di rapportarsi,
il suo sguardo, lo diceva il vescovo poc'anzi, emanavano, irradiavano amore, che non era un amore confinato soltanto a chi lo conoscesse, ai fedeli della propria parrocchia, ma era un amore verso la vita, un amore infinito, un amore, devo dire, universale. Era dotato di un carisma straordinario che gli proveniva dal suo modo di essere, mite, umile, sorridente, affabile, accattivante, sempre gentile, cordiale con tutti, una persona veramente speciale, dotata di grande spessore morale, dotata di grande cultura, di una umanità prorompente. E lui era l'emblema del vero cristiano, del cristiano nell'accezione più completa della parola, sempre attento ai bisogni di tutti, sensibile, vicino ai meno fortunati, a chi aveva bisogno, era sempre capace di tendere la mano a chiunque gli chiedesse aiuto. Ora, oggi è una giornata in cui ognuno di noi, chi ha conosciuto Padre Franchina, chi lo ha amato, ha perso qualcosa della propria vita. Sì, perché Padre Franchina riusciva ad entrare nel cuore di ognuno di noi, di chi lo conosceva, e quindi faceva parte di noi, era come se fosse della nostra famiglia. Quindi adesso ci mancherà un pezzo importante della nostra vita, un riferimento che non è stato riferimento soltanto per i fedeli della sua parrocchia, ma un riferimento per tutta la comunità santagatese, non solo, perché la presenza qui dei sindaci e degli amministratori di Militello, di Alcara Lifusi, testimoniano ed esprimono il cordoglio delle comunità vicine che lo hanno conosciuto, dove era noto e che lo hanno apprezzato. Ad Alcara Lifusi, il suo paese di origine, dove è nato, cresciuto, dove verrà tumulato, dopo, così come è giusto, dopo questa funzione religiosa, Padre Franchina amava rifugiarsi per recuperare energie, per ritemprarsi insieme ai familiari, perché preso purtroppo a volte dalle fatiche della sua attività, che come diceva il vescovo era assolutamente infaticabile, sempre pronto, disponibile 24 ore al giorno a chiunque lo chiamasse, chiunque avesse bisogno di lui era sempre pronto a rispondere ed ad aiutare. Tant'è che per questo suo modo di concedersi, per questa sua grande disponibilità, qualche collega in maniera simpatica e benevola diceva che a volte sconfinava. E questo era Padre Franchina. Per noi oggi è un giorno particolarmente triste. Per me era un amico fraterno con cui ho condiviso molte gioie e che mi è stato vicino nei momenti più dolorosi, sia a me che alla mia famiglia. Abbiamo condiviso la gioia della realizzazione di questa chiesa di San Francesco, a cui lui era particolarmente legato e di cui era fiero ed orgoglioso. Gli ho voluto veramente bene e vi assicuro che io da oggi mi sento più povero, e non solo io, tutti coloro che l'hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene da oggi saranno sicuramente più poveri. E quindi in questa giornata triste, io personalmente, ma anche per la comunità che rappresento, insieme a tutta l'amministrazione comunale di Sant'Agata, e credo che i colleghi sindaci vorranno unirsi a me, i sindaci di Militello e di Alcara, siamo vicini alla famiglia, ci vogliamo unire al dolore dei familiari tutti, dei fratelli, delle sorelle, dei nipoti,
di tutta la comunità diocesana che sta subendo il dolore della perdita di un caro confratello. E vogliamo condividere il vostro dolore per questa prematura scomparsa di padre Franchina. Caro Gaetano, mi aveva concesso il tu da qualche mese, io ero orgoglioso di questo e quindi mi rivolgo a te come un caro amico, come un fratello. Caro Gaetano, mi mancherai, ci mancherai e probabilmente l'unica consolazione è quella che nel dolore il tuo ricordo e gli insegnamenti della tua vita potranno arricchire la vita che ci resta da svolgere ad ognuno di noi. Caro Gaetano, resterai sempre nei nostri cuori. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Ti vorremo sempre bene. Ciao Gaetano. Trovare la forza per scrivere queste due righe non è facile, perché ricordare 30 anni in poche parole è impossibile. Ma la vita ci mette davanti a queste difficoltà ed è nostro dovere affrontarle, superarle, farne tesoro. 30 anni, sì, 30 anni trascorsi insieme tra le mura della nostra Santa Lucia, la parrocchia Santa Lucia, che ha visto crescere generazioni di santagatesi. Le feste, le gite, soprattutto la quotidianità. Oggi tutto sembra più difficile, sentimenti di sgomento, di dolore, di incredulità. La vita scorre nel bene e nelle difficoltà. Siamo cristiani e crediamo che una nuova vita ci attende dopo questo peregrinare sulla terra. Ed ecco che allora le nostre lacrime di amarezza, di dolore, di sconforto, di incredulità si trasformano in carezze di sollievo e di consolazione. Se ne va il nostro padre nella fede, il nostro amico, il nostro parroco. Colui che ci ha impartito i sacramenti della confessione e della comunione. Colui con il quale tante volte abbiamo riso, scherzato, gioito e sofferto, sempre per il bene di quella parrocchia Santa Lucia che oggi perde il suo padre, la nostra guida, il nostro amico. Giovanotto, una statua, fate un po' voi. Aveva fiducia in noi il parroco perché sapeva che non lo avremmo mai deluso. Qualche volta ci ha fatto anche arrabbiare, ma passava subito e soprattutto rimaneva tra noi perché quella era la nostra famiglia. La sua vita cristiana, la sua testimonianza di fede, sia per tutti noi un esempio da seguire. La nostra preghiera giunga al Padre affinché, tramite l'esempio di Don Gaetano Franchina, rinnovi lo spirito dei giovani che decidono di dedicare la propria vita a Cristo. Noi facciamo nostre le parole di Sant'Agostino e da buoni cristiani come lui ci voleva e ci ha insegnato, diciamo: Signore, non ti chiediamo perché ce lo hai tolto, ma ti ringraziamo per il tempo che ce l'hai donato. Affidiamo il 2 gennaio 1949 aveva inizio la tua bella storia che oggi sembra giungere al suo epilogo.
coincidenza forse di un beffardo destino o frutto del disegno divino, un compleanno speciale. Carissimo Gaetano, ascolta la voce di chi in questo momento, anche a nome di tutta la famiglia, non ha la forza di reggersi in piedi e men che meno di parlare, ma ciò nonostante sarebbe anche capace di gridare per dirti tutto il bene che ti ha voluto e di quello che te ne vorrà per sempre nel tempo che gli rimane. Il Signore dà, il Signore toglie, per dirla con il Salmo di Giobbe, ma anche per mezzo della figura di Giovanni Battista, la mia voce che grida nel deserto. E so anche che non vi sarà risposta in questo inusuale silenzio, ora che la tua anima è in volo e in noi rimane solo il pianto che sgorga da un grande lago chiamato cuore. Proprio quel grande cuore, quale era il tuo, tanto che la sua forza non ha più retto al forte desiderio di amare la vita, allo sconfinato bene che nutriva per le persone, gli amici, la tua amata parrocchia Santa Lucia e la famiglia, in particolare i fratelli e le sorelle, i cognati, gli affezionati e adorati nipoti e pronipoti. Quella famiglia tanto onorata da te, della quale sei stato il dono più bello, unico e meraviglioso che potesse avere dalla vita, il sostegno, la speranza e capire ora quanto ci lascia la morte. Tanto amore lo si vede adagiarsi come rugiada su quella bara, intriso di malinconia e tante lacrime. Ma chi resta nel cuore di qualcuno vivrà per sempre, per essere stato un maestro, una guida, un modello, per essersi sacrificato e donato agli altri, anche per i tanti giovani influenzati dalla tua appassionata e ammirevole missione sacerdotale, mentre ora il tuo ricordo lascia segni come semi in questa terra con profonde radici, capaci di germogliare tanto altro bene. Quindi è una parte di te che resta qui e senza alcun dubbio, andandotene, porti con te una parte di noi. In questo silenzio che ci avvolge, a regnare resta la sofferenza, la solitudine e un forte struggimento dell'animo, fino a non riuscire a trovare le parole per descrivere lo sconforto e il profondo dolore. Ma di fronte alle tue spoglie mortali non si può restare in silenzio, poiché si sente il forte bisogno di un dialogo ancora con te, come a voler esorcizzare la cruda e inesorabile morte e prolungare così, idealmente, ancora per qualche istante la tua presenza in mezzo a noi. A noi che siamo posti in questo limite, in questa linea di demarcazione fra la luce e il buio, tra l'effimero e l'eterno, ci viene difficile accettare che la morte non sia un salto nel vuoto o nel nulla. E la mente si rivolge al nostro Signore, a San Nicolò Politi, al quale hai sempre rivolto le tue appassionate lodi, a Santa Lucia,
a San Francesco per confessare quanto ci viene innaturale pensare alla sorella morte, questo inesorabile fantasma, poiché ci accorgiamo che dietro di lei c'è sempre una traccia di dolore che il tempo magari potrà sbiadire ma mai cancellare. A descrivere questo momento, quando tutto sembra finito, ci soccorre anche il poeta che dice: non servono più le stelle, smontate pure il sole, sradicate il bosco, perché ormai nulla può giovare, tutto è compiuto. Così alla fine anche queste parole risulteranno inconsolabili, come inconsolabile era la Rachele nella Bibbia per la perdita dei figli. Mio caro Gaetano, nei nostri contatti quotidiani, nei brevi dialoghi, emergevano sempre i tanti tuoi impegni, ma anche i sogni e le speranze che ci sostenevano reciprocamente in una stretta collaborazione. Ora non so più con chi condividere le mie incertezze o le mie perplessità. Solo le lacrime che bagnano il mio viso posso rivolgere a te. Custodiremo i tanti tuoi ricordi come fossero gemme preziose. Avrei voluto trovare parole di conforto, mi è stato difficile. Sento solo il bisogno di raccoglimento, di preghiera. Non prima però di rivolgere un sentito grazie a quanti, con affetto e stima, hanno arricchito i giorni della tua vita, alle comunità che hanno visto la tua presenza, in modo particolare quella Santa Catese, con in testa il signor Sindaco e la sua famiglia, alla parrocchia Santa Lucia, oggi piegata dal dolore, cui hai donato la tua dedizione per ben 29 anni, alla nostra amata Alcara, che tu hai portato sempre nel cuore, alle autorità ecclesiastiche, a Sua Eccellenza il Vescovo e i presbiteri, autorità civili, militari, associazioni, ai colleghi professori, studenti, gruppi di preghiera, collaboratori, al coro e a quanti qui presenti e da lontano, penso solo ai miei cugini in Argentina, hanno avuto per te un caro saluto nel cuore. Anche i luoghi a cui ti legavano gli affetti più cari, Mordita e la tua casetta, e che anche lì il beffardo destino si accanì, e che oggi attraverso i raggi del sole sembrano porgerti il loro ultimo sorriso, come dire il saluto terreno. Ciao mio carissimo fratello, tu il sacerdote che nella Chiesa fa le veci di Cristo ed i fedeli scoprono in lui il Figlio di Dio, sii fiero per aver assolto con zelo e passione la tua missione pastorale, in cui sapeva ascoltare, consolare, infondere fiducia, speranza e amore in quei cuori che si aprivano, rendendo merito al disegno divino e anche gioia e soddisfazione ai tanti sacrifici dei nostri cari genitori con i quali ti sei ricongiunto e insieme pregate per tutti noi. Ora giungo al termine di questo mio doloroso lamento proprio con le ultime parole del Libro Sacro, laddove con riferimento al Cristo crocifisso, egli asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Ciao Gaetano carissimo, mio adorato fratello, aspettami lungo il tuo cammino.
Affidiamo nostro carissimo fratello Gaetano, sacerdote, all'infinita bontà di Dio Padre, perché lo accolga fra le sue braccia ricche di amore e di misericordia. L'eterno riposo dona lui, o Signore, e splenda della luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nello Spirito del Cristo risorto andiamo in pace. Invitiamo tutti con certo ordine a uscire di chiesa e si prepara la salma per essere trasportata alla carrozza funebre, dove il Vescovo darà l'ultima benedizione. Quindi non rimanete in chiesa.